Dal modo in cui il tuo interlocutore muove gli occhi è possibile stabilire se sta attingendo ad un ricordo autentico o se ne sta costruendo uno in modo artefatto. In fondo, lo sai anche tu, gli occhi sono lo specchio dell'anima. E allora rimani fino al termine di questo video e ti svelerò alcuni trucchi straordinari per comprendere se il tuo interlocutore sta dicendo la verità oppure se sta mentendo e in che modo sta mentendo. E non solo, ho preparato anche un brevissimo contenuto bonus che ti attende proprio alla fine di questo video. Il grande e raffinato psicologo William James, già alla fine dell'Ottocento, nel suo più celeberrimo libro Principi di psicologia, postulò che i nostri bulbi oculari si accomodano in modo inconscio in funzione dei pensieri che stanno attraversando la nostra scatola nera. Ogni volta che ci apprestiamo a studiare, a conoscere una nuova materia, è sempre meglio spezzettarla in piccoli blocchi per renderla più digeribile, per così dire, e più facile da comprendere e imparare. Esempio, quando per la prima volta ti sei cimentato nella guida dell'automobile, avrai dapprima imparato a comprendere dove ti trovavi, il tipo di strada nella quale ti stavi muovendo. Successivamente avrai imparato l'utilizzo delle mani sul volante, sul cambio, e poi avrai cercato di comprendere come mai hai solo due piedi e là sotto ci sono tre pedali e il modo in cui far cooperare queste due parti apparentemente poco congrue. E solo successivamente avrai cercato di mettere insieme tutti questi pezzi per poter guidare senza andare a sbattere al primo muro. Anche il modo in cui elaboriamo i nostri pensieri internamente può essere sezionato in varie parti per comprenderlo meglio. Per lo scopo che ci prefiggiamo in questo video è importante che tu comprenda che le mappe mentali che si formano dentro la tua testolina possono assumere cinque forme diverse, proprio come sono i tuoi cinque maggiori sensi. Quali sono i cinque principali sensi? Ripetiamoli insieme. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto. Per esempio, se ti dico la parola circo, in che modo te la rappresenti? Ebbene, te la puoi rappresentare in cinque modi diversi. Numero 1, visualizzando la coloratissima pista di un circo con enormi elefanti e trapezisti che volteggiano. Numero 2, puoi udire la tipica musica carnevalesca che sempre accompagna i simpatici circensi. Numero 3, potrai provare un'intensa eccitazione fisica legata a quell'esperienza che hai avuto magari da bambino la prima volta che sei andato al circo. Numero 4, potrai iniziare a sentire quell'odore misto tra il dolce, il salato e un po' pungente che ricorda i popcorn mescolati con l'odore acre delle bestie selvagge che sempre pervade i tendoni circensi. E numero 5, infine, potrai sentire quel gusto tipico di quei chicchi di grano esplosi che sei solito ingurgitare costantemente durante la messa in scena circense. E veniamo al sodo di questo video: è stato provato da ricerche scientifiche molto autorevoli che in funzione di come ti rappresenti la tua esperienza avrai una modalità di spostare lo sguardo in precisi punti dello spazio. Pertanto, quando fai una domanda al tuo interlocutore, i suoi bulbi oculari in maniera estremamente rapida ed inconscia si sposteranno nella direzione che denota il modo in cui si sta rappresentando la propria esperienza. E questo in maniera molto, molto più veloce della sua risposta verbale. La magia consiste nel fatto che con un po' di allenamento, tutti noi, tu compreso, potrai imparare a scoprire a che esperienza sta avendo accesso il tuo interlocutore in funzione di dove sposta lo sguardo, ancor prima che lui risponda alle tue domande. E pertanto, se sta attingendo a piene mani ad un ricordo autentico, sia esso visivo, auditivo o sensoriale, oppure se sta artefacendo e costruendo a regola d'arte una risposta che i più chiamano menzogna. I movimenti che gli studiosi hanno evidenziato per essere in grado di restituirti l'esperienza che sta attraversando la scatola nera del tuo interlocutore sono sei.
Numero 1, quando il tuo interlocutore guarda in alto e a sinistra, significa che sta avendo accesso ad immagini e cose già viste e di cui ha avuto effettivamente esperienza. Tipicamente potrebbe essere la risposta a una domanda del tipo: di che colore è l'abito che indossavi ieri? Oppure: che forma ha la tua casa? Numero 2, se il tuo interlocutore guarda in alto e a destra, significa che sta costruendo immagini e cose che non ha mai avuto occasione di sperimentare nella propria vita. Tipicamente le domande che potrebbero sortire questo effetto potrebbero essere: come sarebbe un elefante blu a pua rosa? Oppure: come sarebbe il tuo volto se fossi eschimese? Numero 3, se il tuo interlocutore sposta lo sguardo medialmente a sinistra, significa che sta avendo accesso a dei ricordi uditivi sperimentati nella realtà. Questa reazione può essere tipica a domande quali: qual è l'ultima cosa che ho detto? Oppure: che suono ha il tuo nome? Numero 4, se il tuo interlocutore sposta lo sguardo medialmente a destra, significa che sta costruendo dei ricordi sonori ai quali non ha mai avuto accesso. Risposta tipica a domande quali: che suono avrebbe il tuo nome detto al rovescio? Oppure: una sinfonia che si trasforma in vento? Numero 5, se il tuo interlocutore sposta lo sguardo in basso a sinistra, significa che sta avendo accesso al proprio dialogo interno. Sta parlando con se stesso, sostanzialmente. Risposta tipica a domande quali: potresti recitarmi una poesia a memoria? Oppure: potresti convincere te stesso a buttarti con il paracadute? Il sesto ed ultimo movimento studiato dai nostri scienziati portentosi è quello che indica in basso a destra e denota il fatto che la persona sta provando delle sensazioni tattili, propriocettive, delle emozioni. Questo movimento può essere tipicamente la risposta a domande quali: che sensazione ti dà correre? Oppure: qual è la sensazione che hai quando bevi un bel bicchiere d'acqua dopo essere stato una intera giornata su una spiaggia assolata? Chiaramente queste indicazioni non sono infallibili e è possibile che ci siano degli scostamenti, tant'è che gli scienziati ci tengono a sottolineare che in alcuni soggetti questo schema è completamente ribaltato. Pertanto il suggerimento del sottoscritto va nella direzione di iniziare a porti questa domanda e a prestare attenzione alle reazioni oculari dei tuoi interlocutori, soprattutto se hai a che vedere con un partner, con un collega di lavoro o comunque con una persona con la quale ti frequenti molto spesso. E allora inizierai a mettere insieme i punti e a scoprire a quali movimenti corrispondono certi vissuti del tuo interlocutore, e in questo modo imparerai a comprendere sempre meglio chi ti sta di fronte. In questo modo ti puoi trasformare in una vera e propria macchina della verità che è in grado di cogliere, ancor prima che il tuo interlocutore parli, se sta dicendo la verità o se sta dicendo il falso. Ma tutto questo nella consapevolezza di quanto ci suggerì il buon vecchio Nietzsche, ovvero che tutta la vita umana è profondamente immersa nella non verità. Lo sapevi che per entrare in contatto autentico e quindi comunicare con l'altro è necessario che tu guadi tre melmose palude fatte di merda? La prima palude è fatta di merda di gallina e corrisponde a quelle frasette di circostanza: ciao, come stai? Ah, bene, e tu? Com'è il tempo? Ah, è tremendo, la politica, ah, è sempre peggio, sì. Va da sé che quando parli in questo modo erigi un muro tra te e l'altro e non vi state assolutamente incontrando. La seconda palude fatta di merda si chiama merda di vacca, in inglese bullshit, e consiste nel giochino di ruolo che tutti noi interpretiamo quando incontriamo qualcuno e diciamo di essere quelli ribelli oppure quelli moralisti, facciamo quelli sempre attenti all'etichetta oppure quelli che se ne infischiano. Anche in questo caso, sebbene il muro sia un po' meno rigido, non entriamo veramente in contatto con l'altro. La terza ed ultima palude di merda è fatta di merda di elefante e avviene tutte le volte che cominciamo a riempirci la bocca di paroloni e parlare di massimi sistemi scientifici, esistenziali, filosofici o religiosi in modo del tutto impersonale, e anche qui non entriamo in contatto proprio con nessuno.
Va da sé che per comunicare in modo autentico all'altro dobbiamo sbarazzarci di queste tre paludi invischianti ed essere ciò che siamo autenticamente, e allora, e solo allora, forse potremo toccare l'altro e farci toccare a nostra volta.